Senta, maestro, io non posso girarci intorno, devo andare al È punto. successo. Per quanto riguarda proprio il messaggero, e me la voglio fare con lei questa chiacchierata, e proprio in merito alla prima pagina del messaggero. Replica a Baldini, totti i due punti, mi hanno pugnalato alle spalle. Lei firma questa mattina un articolo in prima pagina, riprende gli onori della prima pagina come le è dovuto. E poi dopo a compendio c'è anche una tesi di Ugo Trani che nello sport a pagina sempre del Messaggero, esattamente 24, riprende la tesi, totti i due punti come una pugnalata. Francesco è irritato con Baldini, squadra e tifosi sono con lui. Parliamone, maestro. Allora, intanto il titolo. Chi ha pugnalato alle spalle Totti? È giusto questo titolo? Io ho letto tutto il suo articolo, praticamente c'è dicotomia fra quello che lei scrive, che andremo ad analizzare, e il titolo stesso. Però lo chiedo a lei, chi ha pugnalato alle spalle Totti? Però questo lo deve chiedere a chi ha fatto il titolo eventualmente, oppure a Totti, perché la Il dichiarazione viene titolo è attribuita a Totti. completamente fuorviante, non si può fare un No, titolo. è relativo, no, è un titolo relativo all'articolo Ma lo di so cronaca. Roberto, ma lo so Roberto, ma io capisco che deve essere un titolo forte perché fa la civetta, ma voglio dire è un titolo fuorviante, no? Ma sono terminologie, voglio questa. Vabbè, comunque parliamone, dai, No, parliamone. no, 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 per carità, ma adesso di calcio? Voglio parlare, va bene, Facciamo parliamo dopo, adesso di no, calcio. ma siccome è talmente importante, no, ti voglio anche dire, esco dal nostro convivio di riguardo, ti voglio anche dire che su Facebook e vari siti sta succedendo la fine del mondo per questa cosa, allora ne voglio parlare con te proprio in questo frangente Allora, affinché, la frase, sì, va bene, la perché sta frase succedendo legge. veramente il finimondo Non sui lo so, non siti, lo so, no, e non so quello te che lo dico io succede. perché li No, sto no, vedendo, appunto. no, ci credo, lei lo sa, io non ho Facebook, quindi non so quello che succede. Appunto, sì. Ma voglio dire, la frase è riferita, è una frase che Trani attribuisce a Francesco Totti, che l'avrebbe riferita a qualche amico. Rivolgendosi a qualche amico avrebbe detto questo: io sinceramente non sono Abrunico, ma certo mi fido di Ugo Trani. Cioè, su questo nemmeno un dubbio. Quindi questa frase, probabilmente, anzi sicuramente, Francesco l'avrà detta a qualcuno che stava intorno e dice: mi hanno pugnalato alle spalle. Non è una frase mia, eh? Non è una frase mia. No, è una. Allora, Cioè, non si mette mai, tra virgolette, una frase di un giornalista. facciamo dei distinguo. Questa è una frase che avrebbe rilasciato Totti e che Che avrebbe avrebbe, detto Totti a un amico. e avrebbe carpito Trani, e avrebbe carpito Trani scrivendola da giornalista. Allora, andiamo nel merito delle Ma ce l'hanno vicende. anche altri, ho No, visto, sì, su per questa carità, frase ce l'hanno vabbè, anche altri, ce sì, lo l'hanno so, ma tutti, quindi. siccome qui chi fa sensazione, se scrive Roberto Renga in prima pagina su Il Messaggero, no, voglio dire, poi gli altri possono scrivere quello che vogliono, ma Roberto Basta Renga. andare a guardare il pezzo mio, io ho Oh, allora, sostenuto le tesi che ho sostenuto nei giorni bravi, passati, dal primo bravissimo. giorno, Allora, quindi le l'altra stesse cose, né più né meno. domanda che faccio io è perché si parla, qualcuno, quando Baldini a un certo punto dice, perché molti parlano invece di Totti, magari anche a sua insaputa, che non è il suo caso, che non è il suo caso ovviamente, ma perché tutte le volte che c'è un qualcosa, questo poi ha detto pigrizia. Non è che ha detto allora Totti va a rubare dentro le case, Totti è uno che manca di rispetto al prossimo, Totti è uno che bestemmia durante la partita, Totti è uno che non rispetta le donne, che ne so. Questo ha detto, Baldini ha detto, dovrebbe abbandonare un po' la sua pigrizia. Ma da qui a tutto quello che sta accadendo, Roberto, a me mi sembra una roba abnorme. Poi però ci può essere dietro, come poi Roberto Renga scrive nell'articolo, la volontà di deromanizzare la Roma. Allora questo potrebbe essere un altro discorso, questo potrebbe coinvolgere Vito Scala, potrebbe esserci un rapporto non idilliaco fra Vito Scala e Franco Baldini. Vado per ipotesi, Roberto, sto parlando io per conto mio, vado per ipotesi. Potrebbe non esserci appunto un rapporto ideale fra Vito Scala e Baldini, ma Baldini non mi sembra l'uomo delle vendette così, come dire, anche poco leali, o no? O è questo Baldini? Sinceramente,
No, adesso questo lo sta dicendo lei. Io quello che penso l'ho scritto, ed è quello che ho detto nei giorni passati, che è una frase chiaramente infelice, e non è da Baldini. Ma d'accordo. Non è da Baldini, per quel Baldini che conosco io non è così. Sì. È per questo che ha stupito moltissimo. Tra l'altro Baldini non è ancora direttore generale della Roma, sì. Quindi in teoria non dovrebbe parlare della Roma, no? Perché sarebbe come se parlasse della Juventus o della Fiorentina o del Milan. Sì. Ma dopodiché questa dichiarazione di Baldini viene dopo che Pradè è stato invitato ad andarsene, che Bruno Conti è stato messo nel sottoscala, no, del settore giovanile, dopo che la Mazzoleni non conta più, dopo che c'è stato, no, diciamo, anche la famiglia Sensi non c'è più, eccetera. E in pratica i romani stanno sparendo e sembra quasi che sia proprio un voler colpire i romani, perché come sa adesso a De Rossi è stato un contratto inferiore a quello precedente. E adesso questa vicenda con Totti, che segue altre piccole storie relative a Totti. Allora, tutti gli osservatori attenti, no? Che siamo tutti abbastanza attenti nei confronti della Roma, hanno fatto 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e alla fine arrivi a 60, a 70. Perché? Che bisogno c'era, per esempio? Allora, io voglio sperare, ho sperato fino a ieri, che a Baldini fosse partito, come ho detto dal primo giorno, colpo durante la cena, no? Per fare bella figura con Laudisio, che è una brillantissima giornalista. Prima gli ha parlato del clima di Londra, poi eccetera, eccetera, e poi ha parlato anche di Totti e ha voluto dire una frase ad effetto per complimentarsi in qualche maniera con la signora che stava con lui davanti a lui. Però in questo caso ci sarebbe stata ieri una telefonata da parte di Baldini nei confronti di Totti. Ci sarebbe stato un incontro, una dichiarazione dicendo scusate, mi è partito un colpo, mi sono sbagliato, eccetera. Non c'è stato niente di tutto questo. Quindi a quel punto io l'articolo l'ho scritto ieri mattina, di getto al tempo di una sigaretta, però fino a ieri sera non ho dato il via libero, perché ho detto probabilmente arriva una telefonata di Baldini, quindi rifaccio un pezzo, no? Ero disposto ovviamente a rifarlo a qualunque ora, perché era questa la speranza, invece la telefonata non c'è stata. Allora ho detto ok, vada quel pezzo. Perché se non essendoci stata la rettifica, diciamo, oppure una spiegazione, una telefonata, una stretta di mano, un invito a cena, un mazzo di fiori, allora dico vuol dire che invece lui le crede veramente quelle cose, che quindi c'è un discorso preciso. Uno, Totti è pigro. Ma dare del pigro a un ragazzo che ha 35 anni, no, ha fatto quello che ha fatto, ha battuto tutti. Ma lei è sicuro? Ma lei è proprio sicuro che Baldini si riferisce ad una pigrizia motoria? Ragazzi, qui parliamo di un atleta, non parliamo di un intellettuale. No, però lui ha detto, le sue pigrizie, ha detto subito dopo. No, la sua pigrizia. Aspetti, poi l'ha legata al periodo in cui lui parlava di quei soggetti. Ma poi l'ha spiegato anche Emanuele Audisio proprio a Radio Yes, non è una novità che i romani siano pigri. Sì, vabbè, ma di quello che Emanuele Audisio può anche avere una... Ha spiegato bene. Emanuele, io l'ho sentita nell'intervista. Mi è stata spedita proprio da Radio Yes, quindi l'ho sentita perché volevo sapere, no, esattamente cosa stava succedendo. Sì. E Emanuele ha detto, dice, non è un mistero che i romani siano pigri. Ma Emanuele Audisio ha detto nella circostanza una cosa invera, nel senso che è una inverità... che è un luogo comune che è sconfessato dalla realtà, perché qui c'è gente che tutti i giorni si inventa la vita e fa 2-3 lavori, capito? Sto dicendo solo quello che ha detto Emanuele. Quello che dice l'Audisio lo lasciamo all'Audisio. Adesso noi dobbiamo analizzare quello che sta succedendo. Ha spiegato bene. Allora, la pigrizia era riferita proprio all'atleta Totti. Dopodiché il riferimento all'altro era, diciamo, a quelli che girano intorno a lui, cioè insomma a Vito Scala, sono tanto bretto e chiari. Ma mica soltanto, io per esempio penso anche ad altri soggetti, allora quando Baldini andò via dalla Roma, lei ha una memoria che è ancora più ferrea della mia. Baldini, che fu uno degli artefici di quel meraviglioso periodo, appena lasciata Roma è diventato un infame, è diventato un di qua, è diventato di là, si sono cominciate ad adombrare situazioni nei suoi confronti, che non era tutto quel santo che voleva essere. Io lo so perché è stato detto questo di Baldini, so anche chi l'ha detto,
So anche chi lo... Ma il porto che c'entra? No, aspetti, no, no, perché poi ritorniamo a Baldini, a che cosa Baldini va sollecitando in quello che ha detto, quando lui parla di ambiente, intorno, eccetera, eccetera, no? Perché qua, quando arriva qualcuno che poi ti fa ombra, no? Fa ombra a questa sovrana romanità all'interno della Roma, allora diventa un qualcuno da combattere. Lasci perdere l'episodio del termine che è sbagliato, pigrizia. Parliamone in generale, no? Nel senso che qui c'è un santa... Matello, ma qui non dobbiamo parlare in generale, qui bisogna parlare nel particolare. Cioè lui sta parlando di Totti, non sta parlando della romanità, sì, oppure della radiofonia romana, sta parlando di Totti, e chi gli sta attorno deve liberarsi di chi gli sta attorno. Il riferimento è preciso. Allora, quando Baldini dice... mi permette, lui dice, Baldini, deve... Allora, Baldini dice, Totti ha davanti ancora 4-5 anni di carriera. Se saprà guardare solo al calcio e non farsi carico di altro, ma deve liberarsi dalla sua pigrizia e di chi usa il suo nome anche a sua insaputa. Deve smettere di lasciare fare, ascolti qui, deve smettere di lasciare fare, più leggero sarà, più lontano andrà con il pallone. In questo deve smettere di lasciare fare, ci mette dentro tutto quello a cui abbiamo fatto cenno qualche secondo fa. Chi parla in sua vece, chi si fa bello della sua ferrea amicizia, in passato consacrata colpevolmente dalla società, da quegli sgherri che si sono messi intorno, che di privilegi hanno goduto. E allora probabilmente Baldini, nel deve smettere di lasciare fare, credo, si riferisca a tutto ciò. Questo non vuol dire che lei mi ritornerà nel dire, ma io sto parlando del termine pigrizia usato da Baldini nei confronti di Totti. No, lei mi dice qui, bravo. Oh. No, di pigrizia lui parlava dell'atleta e non ha fatto altro che ripetere quello che diceva Galbiati. Cioè, perché Baldini nel frattempo per 5 anni non c'è stato. Se ci fosse stato, si sarebbe reso conto che Totti ha recuperato in 4 mesi, che Totti corre al 92esimo, ancora corre, fa i gol. Non l'avrebbe detta quella frase. Ma... probabilmente è frutto della lontananza. Non perché Totti è quello che si allena più di tutti. Sì. No, questo è ovvio, perché sennò a 35 anni non correrebbe più degli altri. Sì. Per quanto riguarda il resto, io devo dire che ma non possiamo, lei dà un'interpretazione suggestiva, ma no, perché è quella di Baldini, Roberto, è quella di Baldini, allora, se poi vogliamo fare finta di non volerla analizzare, no, allora Marcello, io sono 2 giorni che cerco di capire che con chi ce l'aveva, e devo dire che mi do sempre la stessa risposta e tutti si danno la stessa risposta. Vito Scala.